Bene, possiamo iniziare. Signori, vi chiedo ancora scusa, purtroppo qualche volta capita anche qualche inconveniente tecnico. Questa volta era un proiettore che faceva le bizze. Grazie di essere venuti. Io nell'introdurre questa presentazione odierna, questa conferenza stampa, vorrei citare un'immagine che ho visto che è passata sui telegiornali nei giorni, nelle ore calde dell'alluvione, ed era in particolare un'immagine che mostrava una volontaria, una giovane ragazza, che veniva intervistata da un giornalista. Però il giornalista tentava di intervistarla, questa non si fermava e continuava a lavorare, a fare quello che stava facendo. E alla domanda, anche lei è venuta qui per soccorrere le popolazioni, questa si è girata e con aria sicura ha risposto semplicemente: sono, sì, sono fiera di essere sarda. Ed è un'immagine che vorrei, un filmato, un ricordo che vorrei proprio utilizzare come simbolo di una Sardegna che, nonostante le avversità, nonostante questa disgrazia, tragedia immane, è una Sardegna che vuole rialzarsi, che vuole andare avanti, fiera e orgogliosa. Ed è una Sardegna che ha dato grandissima prova con quella catena di solidarietà che sin dalle prime ore si è attivata, che è stata straordinaria e ha visto veramente uno slancio di generosità, di altruismo, di messa proprio a disposizione di tutti coloro i quali avevano problemi, di tutti coloro i quali soffrivano di quei territori devastati, dell'impegno di ciascuno, di tanti volontari, delle forze dell'ordine, di tutti quelli che si sono attivati in quel momento del bisogno. A questo poi è seguito una corsa alla solidarietà, con contributi, con azioni, con opere, con tantissime iniziative che sono andate nel senso dell'aiuto alla Sardegna, aiuto a questa terra straordinaria che è stata ferita così mortalmente. Accanto a me ho un sardo, Flavio Manzoni, di cui siamo fieri e orgogliosi, un sardo che si è fatto valere fuori dai confini della nostra terra. E Flavio è arrivato, ha fatto una bellissima carriera come architetto, designer, ed è arrivato a diventare, come è attualmente, il direttore del design della Ferrari. Flavio ha agito da sardo, sin dalle prime ore dell'alluvione mi ha contattato telefonicamente, è sempre rimasto in contatto con me, si è interessato di quello che succedeva e da subito ha detto: voglio fare qualcosa, voglio aiutare queste popolazioni, voglio mettermi a disposizione. E con questo agire, con un forte richiamo alla nostra identità, alla memoria storica, ha voluto realizzare un'opera, di cui adesso lui ci parlerà, che è un'opera che avvia un tour, cioè, o meglio, si avvia un tour che vedrà l'opera presente in diverse piazze importanti, Milano, New York, Parigi, Londra, per l'avvio di un'asta per la vendita di quest'opera, e il ricavato della vendita andrà a favore di, lasciamo dire a Flavio, un'iniziativa importante per il recupero, per quell'azione di ricostruzione. E non vi dico niente dell'opera perché voglio che sia lui a raccontare con le sue parole cosa rappresenta, a cosa si è ispirato, ma vedrete che è una cosa veramente molto bella e interessante. Io ti cedo subito la parola, Flavio, così recupero anche un po' del ritardo che abbiamo accumulato. Grazie, Prego. grazie. Allora, intanto ringrazio tutti voi, mi scuso per questo ritardo, non sono dovuto purtroppo a cause tecniche. Allora, intanto ringrazio Ugo Capellacci per questa opportunità. Io ho sentito il dovere di fare qualcosa che andasse al di là del mio contributo personale. Come sardo mi sento in dovere di dare un contributo e di dare un aiuto. Ed è così che è nata un po' un'idea in maniera quasi, quasi estemporanea, anche grazie all'aiuto di Gabriele Cestra della Leucos, con cui abbiamo già fatto un'esperienza quest'estate. È lui che mi ha coinvolto, posso anticipare, Sì, poi ne assolutamente. parlerai, mi ha coinvolto in un'esperienza bellissima a favore di una clinica di Padova. Insieme ad altri 9 designer sono stato
invitato a personalizzare una lampada, insomma, chiamare la lampada è un eufemismo perché è una roba, è un oggetto importante, no? E io lascerei un attimo la parola a Gabriele che spiega innanzitutto di cosa si tratta e poi entro nel merito della idea, delle mie riflessioni, del pensiero che poi ha portato a questo oggetto. Gabriele. Sì, chiedo scusa, ma allora, sì, grazie Flavio, grazie al Presidente e soprattutto grazie a voi per essere qui. Allora, con molto entusiasmo, prima è la prima cosa con cui noi cerchiamo di metterci, perché quando siamo coinvolti in dei progetti di questo tipo non dobbiamo altro che metterci dell'entusiasmo, un'estrema motivazione, perché le finalità sono molto alte e credo che facciano superare un po' la logica del prodotto, perché non vorrei rappresentare oggi un'azienda che parla di prodotto, ma in realtà è un'azienda che comunque che condivide dei progetti e che comunque danno valore anche alle nostre azioni. E con Flavio lo scorso aprile siamo partiti con questo progetto. In particolare che cosa? Noi abbiamo una lampada molto particolare, è un'eredità che noi abbiamo del 1937, è una lampada di Jack Jacobsen, il suo light designer, e è una capostipite di tutte le lampade da tavolo a braccio mobile flessibile. È una lampada che noi l'abbiamo in una versione molto grande, oggi la vedremo, e allo stesso tempo è una lampada che è diventata un'icona del design e per noi oggi rappresenta un simbolo di luce, che così come l'architetto Mazzoni ci racconterà per questo progetto. E la scorsa primavera abbiamo condiviso questo progetto insieme a Flavio ed altre 9 designer internazionali e a favore della Città della Speranza. La Città della Speranza credo che sia un'eccellenza italiana. Flavio ha detto di Padova, ma in realtà io andando a fondo mi sono accorto che è una vera eccellenza italiana. Perché? Perché nasce nel 94 questa fondazione, come vedete questa struttura sono circa 20.000 metri quadrati e sono dedicati alla ricerca oncologica pediatrica ed è il più grande centro di ricerca oncologico a livello europeo ed è stato fatto tutto con finanziamenti privati e con la solidarietà. Noi ci siamo uniti un po' a questo progetto, un'opera di Paolo Portovesi, quindi anche le sue caratteristiche, i suoi valori. E che cosa abbiamo fatto? Abbiamo invitato 10 designer internazionali, tra cui qui c'è il vostro, mi posso permettere, il vostro Flavio, e allo stesso tempo uniti a Karim Rashid di New York, piuttosto al giovane designer di Tokyo Satoshi Umeno, Chris Bengal, un altro car designer del mondo dell'automobile, e così tanti designer di una certa importanza e di una certa fama. Cosa hanno fatto? Ognuno di loro ha personalizzato questo oggetto, lo ha personalizzato identificandolo, pensando un po' alla Città della Speranza. Mi è risultato un progetto molto bello, perché come vedete in questo tour, siamo partiti da aprile dal Salone del Mobile, l'abbiamo comunicato all'incirca in 6 mesi, fino ad arrivare nell'ultima tappa a organizzare un evento che è stato qui presso la Città della Speranza. Vi sto raccontando un po' questo evento perché è un po' il modello che noi vogliamo ripercorrere per questo progetto chiamato Madre Terra. E quindi questo progetto nello specifico, il ricavato è stato devoluto al professor Paolo De Coppi, che è stato il primo a lavorare sulle cellule staminali, ma nello specifico ha fatto un trapianto di trachea su un bambino che purtroppo era arrivato veramente agli ultimi giorni di vita. Ha rigenerato quest'organo prelevandolo da una trachea di un cadavere tramite cellule staminali, quindi ha ridato la possibilità a questo bambino. È iniziato lì tutto un lavoro di ricerca. Abbiamo finalizzato questo progetto Electro Art a favore del suo staff, del suo team medico, scientifico, e ci sono stati tutti i designer hanno contribuito, ognuno di loro ha raccontato a modo suo come è intervenuto in questo progetto. Qui vedete Joseph Orakis di New York, Roberto Paoli, un altro designer milanese, e il nostro caro Flavio Manzoni, che ha raccontato un po' come è intervenuto, ma non solo questo, ha fatto anche una performance al pianoforte, sostanzialmente, perché credo che sia così bravo a disegnare macchine, ma è altrettanto bravo a suonare il pianoforte. Mi hanno persino ascoltato. No, sinceramente, detto tra di noi, c'è stata una signora tra il pubblico, ha detto, sa anche suonare il pianoforte, così bene. È stato bravissimo, ma al di là dell'essere... Cioè,
è stato bello proprio come ci si è messi in gioco, no? Perché il suo mestiere non è quello forse di suonare il pianoforte, permettimi Flavio, se è, ma davanti a 300 persone è stato fatto anche questo, e credo che questa sia la cosa importante, e anche questo è lo spirito con cui ci siamo uniti e ci siamo portati anche davanti al progetto di Madre Terra. Ecco, quindi vi sto dando dei punti che possono essere delle chiavi di lettura per raccontare un po' il progetto Madre Terra. Quindi alla fine abbiamo avuto anche un ospite d'onore che è stata Chiara, che ha partecipato con una sua performance, è stata piacevolissima e ha condiviso appieno questo progetto. E in conclusione, questo oggetto ha raccolto nello specifico il valore della lampada personalizzata da Flavio, 25.000 euro. Il valore totale sono stati circa 120.000 euro completamente devoluti al gruppo di ricerca del professor Paolo De Coppi. Questo è un po' questa esperienza che abbiamo fatto insieme, un'esperienza che sicuramente vogliamo ripetere nel progetto Madre Terra, ma con delle caratteristiche e tra virgolette anche dei significati che siano diversi, che partino da dove? Da questi spunti di riflessione che abbiamo fatto con Flavio quando ci siamo incontrati, no? Flavio ha detto: cosa possiamo fare per la Sardegna? Allora, qual è stato? Madre Terra rappresenta un tributo agli alluvionati della Sardegna, quindi specifico un tributo, perché deve essere sia una finalità di raccolta, cercheremo di raccogliere il più possibile, ma allo stesso tempo deve essere anche un tributo per non dimenticare, perché vedrete che poi nella spiegazione del progetto, nel concept di Madre Terra, ci sono dei messaggi molto forti che ci accomunano, che devono essere condivisi e che devono essere anche far parte di una memoria storica. Quindi vedete, pensieri, memorie, riflessioni si tramutano in un oggetto, si colora dei toni della terra violata dal sacrificio umano, quindi diventa veramente un'opera d'arte quello che staremo per vedere, immagini archetipi di una cultura atavica, quindi sono tutti spunti di riflessione che hanno portato Flavio a sviluppare questo progetto su questa riflessione che reputo che sia estremamente significativa. Tant'è vero che quando l'ho letto ho detto: ci siamo, questo è tra virgolette il fuoco, il punto, il fulcro su cui sviluppare tutto il progetto, ed è una riflessione che canne gli uomini, mi permetto di leggerla io Flavio, che poi tu la racconterai ancora meglio di me. Canne gli uomini, vento la sorte che le piega, le schianta e le curva perché si rialzano più salde. Questo è un po' il messaggio che vuole essere quello di Madre Terra. Cosa vuol dire? Vuol dire che purtroppo viviamo su questa terra, spesso ci troviamo che spesso lo dimentichiamo, ma poi le madre natura può essere violenta o allo stesso tempo può essere straordinaria con una giornata di sole come oggi, però dobbiamo riflettere e ricordarci che per quanto le canne al vento possono essere schiantate al suolo, c'è sempre comunque la forza di poterci risollevare. Io dico quindi, unisce le parole di una eterna lotta tra la vita e la sopravvivenza. E con questo io vorrei passare la parola a Flavio, che sicuramente ci potrà approfondire, affascinare con questo progetto. Grazie. Se mi permettete mi avvicino lì così sto un po' più vicino alle immagini. Ma dunque, ho raccolto un po' di immagini solo per spiegare qual è stato il processo creativo di questo oggetto. Non è semplice raccontarlo, perché secondo me un'opera si dovrebbe spiegare da sola, dovrebbe essere autoesplicativa, però proverò ad entrare un po' nel merito di alcuni significati. La cosa che, quando è accaduto questo evento che ha colpito la Sardegna, per me è stato veramente uno shock, come penso per tutti voi qua. C'è stato un po' di sgomento, cioè, perché è una cosa che io non avrei mai immaginato, cioè, gli anni che ho trascorso qui in Sardegna non mi hanno fatto mai pensare che potesse accadere un fatto del genere, invece è un fatto che ci riporta alla realtà, no? Alla memoria storica, anche a comprendere qual è il rapporto che ci lega alla terra e quanto questo rapporto lo stiamo perdendo, anche per la vita che facciamo tutti i giorni, una vita frenetica che ci porta via da tutto. Era inevitabile. La prima cosa che mi è venuta in mente è: ritorniamo alle origini. Quali sono le origini del nostro popolo? No? Scusate. Beh, era doveroso citare, riprendere quello che è il simbolo, che è un archetipo della nostra cultura, la Dea Madre, la Dea Madre Mediterranea, che era l'idolo delle popolazioni sarde nel periodo pre
pre-nuragico, di una bellezza assoluta, tra l'altro, di una modernità incredibile, però è il segno tangibile di come l'uomo allora avesse un rapporto con la terra estremamente, estremamente forte. Una cosa che oggi non riusciamo probabilmente più a comprendere. All'epoca anche il concetto di vita, di ciclicità, della vita e della morte, dell'accoglienza della terra, sia nel nostro periodo di vita sia nel dopo la morte, era completamente diverso. Oggi viviamo con la paura della morte. Allora il modo di concepire la vita era decisamente diverso. Ovviamente c'è un omaggio anche a Costantino Nivola, qui c'è una scultura fantastica di Costantino Nivola, che è un grande artista che io cito continuamente, non solo perché ho tra il mio team di designer un suo nipote, che tra l'altro è bravissimo, sta facendo un gran lavoro, ma perché è stata la persona che è riuscita più di tutte a recuperare questo simbolo, questo archetipo, facendolo diventare un archetipo moderno che io considero il simbolo della nostra terra. Quindi parlavamo di memoria storica, abbiamo parlato anche della vita, no? dei cicli. Nelle sculture di Nivola è chiaro questo riferimento alla fertilità, al ventre materno, no? All'accoglienza, lo stesso simbolo dell'abbraccio, del mantello. Rappresenta questo. Era per me inevitabile pensare anche delle immagini che mi appartengono, delle immagini che hanno per me un'aura particolare. Questo è il mio figlio, quindi quando penso a un gesto o a un qualcosa, un ritorno ad una consapevolezza che un po' stiamo perdendo, penso a mio figlio, penso ai nostri figli. Poi c'è ancora, abbiamo visto prima le mani degli uomini primitivi sulle caverne, anche oggi facciamo questo, no? Passiamo nel mondo lasciando un segno, ognuno di noi lascia un segno, può essere un segno positivo, può essere negativo, però questo è il risultato del nostro passaggio, e l'immagine è simbolica. Perché faccio vedere queste immagini? Perché nel periodo della concezione ho cercato di capire quali potevano essere le simbologie che potevano entrare a far parte di quest'opera. Una è quella che ha citato prima Gabriele Cestra. Mi veniva in mente spesso nelle settimane di gestazione Grazia Deledda, Canne al vento. È interessante rileggere alcune cose di Canne al vento che sono estremamente attinenti a quello che ci è accaduto. Forse non ce le ricordiamo neanche completamente, almeno io a distanza di tanti anni non ricordavo se non una vaga reminiscenza. Canne al vento è la metafora, le canne al vento sono la metafora della dimensione umana, no? Per questo, ecco, quello che ha citato prima Gabriele per me era interessante, è importante, canne al vento, no? Diventa metafora di questo rapporto, canne gli uomini, vento la sorte che le piega, le schianta o le curva perché si rialzino più salde. È proprio il fatto di rinforzarci e rialzarci più saldi che deve stare alla base del significato di questo lavoro. C'è un'altra immagine che mi stava molto a cuore, che entra a far parte dell'opera. Pochi mesi fa è mancato mio padre, è stato un momento dove le mie radici con la terra si sono un po' spezzate, nel senso che mi viene a mancare un elemento, si è reciso un collegamento importante con la mia vita, con la mia infanzia qui in Sardegna. Un giorno ero davanti al mio giardino di casa Maranello e ero al telefono, guardavo c'erano questi alberi, c'è un giardino botanico che è bellissimo, c'era quell'albero là accanto che era piuttosto spoglio, strano perché eravamo insomma alla fine della primavera, prima dell'estate, e mi è venuto in mente mio padre, mi sembra lui. La cosa incredibile è che il giorno dopo ho saputo che purtroppo
la situazione era veramente grave e dicendo a mia moglie questo, ecco, questa associazione che avevo fatto, mi fa, ma tu sai che domani lo taglieranno perché è malato, devono abbatterlo, e così è, oggi questo albero non c'è più. Ecco, per me simboleggia mio padre, simboleggia le radici, ed era importante che entrassi in questo progetto, partendo dalla reinterpretazione fatta da Nivola del concetto della madre. Ho provato a cominciare a costruire un'opera pensata su due livelli. Un primo livello è diciamo astratto, sono dei segni, sono dei graffiti, Poi c'è un secondo livello che invece doveva essere figurativo simbolico, quindi ed è da questo insieme di cose che deve nascere la dialettica, no? I segni sono quasi, devono essere dei graffi, dei dolori, delle ferite, rappresentano delle ferite. Questa è stata una delle prime prove fatte. Questo è lo schizzo che invece ho fatto, insomma, che prelude a quella che è la composizione definitiva. Ci sono alcune cose interessanti, per esempio il taglio compositivo. Ci sono delle citazioni, questa è una citazione di Guernica, di Picasso, che a parte, non so se ricordate, qui c'era una lampada. Per me era importante questo collegamento alla lampada, perché? Perché è un simbolo di luce e quindi di speranza, è un simbolo di vita, come diceva prima Gabriele. C'è il riferimento al ventre, al concetto della fertilità, dell'accoglienza di Nivola. C'è anche una citazione velata, lo dico chiaramente, di Duchamp, che rappresenta invece la ciclicità, no? E la memoria storica, no? Il fatto di portare di generazione in generazione certi messaggi. Qui l'opera comincia a prendere vita. I segni per me dovevano essere rossi, è cominciato a maturare l'idea che dai tanti colori che abbiamo visto prima ci dovevano essere dei colori simbolici per l'Italia, per la Sardegna, il bianco, il rosso e il nero ovviamente. I segni rossi sono delle ferite, come diceva prima. Sì, come la luce che diceva prima, quando c'è una sofferenza io alzo la testa, cerco la luce e reagisco al dolore. Esatto. Ed è quello che sta nel quadro di Picasso. Giustissimo. E c'è il volto urlante della bestia che non vuole arrendersi. Ecco, qui ci sono alcuni scatti fatti durante la lavorazione della lampada, perché poi la lampada è stata realizzata con una tecnica mista, c'è dell'acrilico, ci sono proprio delle vere e proprie incisioni sulla superficie stessa, cioè, ecco, qui c'è l'impronta della mano, quindi sembra simboleggiare questo concetto del segno, del nostro passaggio sul mondo. All'interno della calotta c'è una frase, che è quella che vi ho letto prima, però volevo, se mi permettete due minuti, leggervi l'incipit di Canna al Vento, è estremamente interessante. Tutto il giorno Efix, il servo delle dame Pintor, aveva lavorato a rinforzare l'argine primitivo da lui stesso costrutto, un po' per volta, a furia d'anni e di fatica, giù in fondo al poderetto lungo il fiume. E al cader della sera contemplava la sua opera dall'alto, seduto davanti alla capanna sotto il ciglione glauco di canne a mezza costa, sulla bianca collina dei Colombi. E poi prosegue. Ma le giornate erano già troppo calde ed Efix pensava anche alle piogge torrenziali che gonfiano il fiume senza argini e lo fanno balzare come un mostro e distruggere ogni cosa. Sperare sì, ma non fidarsi anche, star vigili come le canne sopra il ciglione che ad ogni soffio di vento si battono l'una contro l'altra le foglie come per avvertirsi del pericolo. Lo trovo veramente bellissimo e significativo. Ancora un'altra frase che mi ha colpito, sempre ritornando a questa simbologia, questa metafora della dimensione umana, che sono le canne al vento.
Fuori le canne del ciglione frusciavano con tale violenza che pareva combattessero una battaglia. All'alba, uscendo dalla capanna, Efix infatti ne vide centinaia a pendere spezzate, con le lunghe foglie sparse per terra come spade rotte, e le superstiti, un poco sfrondate anch'esse, pareva si curvassero a guardare le compagne morte, accarezzandole con le loro foglie ferite. Questa è la lampada nella sua veste definitiva. Ha comportato un po' di giornate di lavoro, perché alcune cose abbiamo dovuto rifare per... Sì. Facciamo vedere la lampada a questo punto. Allora, a questo punto ufficialmente vi facciamo vedere la lampada che parte da Cagliari e farà un tour che vi spiegheremo come si muoverà. Prego, Presidente. Volevo aggiungere anche una cosa, come abbiamo detto. Mi interessava molto che, intanto, tutto questo percorso che stiamo facendo porti a capitalizzare il più possibile questa iniziativa, perché oltre a essere un tributo doveroso alla Sardegna, alla mia terra, alla nostra terra, deve essere anche un contributo concreto. No? Volevamo anche che fosse molto chiaro l'obiettivo, molto focalizzato. L'idea che abbiamo in mente è di donare il ricavato di quest'opera alla scuola elementare Maria Rocca di Olbia. Che purtroppo, come sapete, è stata completamente distrutta. Io sappiamo adesso come andremo avanti, così li conosciamo. Velocemente vi raccontiamo come faremo i prossimi passaggi. Come vedete, in maniera molto, siamo partiti con un man, vorrei usare questo abbiamo scelto l'immagine di Flavio che è proprio che tocchi la lampada, che lavori sulla lampada. Sì, abbiamo scelto l'immagine di Flavio che sta lavorando sulla lampada. Per quale motivo? Perché come può emergere da questa immagine che un oggetto di design diventi una vera e propria opera d'arte, così come è Madre Terra. Quindi questo oggetto che nasce come oggetto di design, il messaggio che noi porteremo alla comunità del design è proprio quello che è diventato un'opera d'arte, Madre Terra, con i significati che abbiamo appena ascoltato dalle parole di Flavio. Inizieremo un road show che partirà da Cagliari, quindi da oggi, 20 dicembre, quindi cerchiamo di chiudere anche quest'anno con un buon auspicio e con la speranza veramente di portare messaggi positivi attraverso i valori raccontati. Milano sarà Milano
sarà coinvolta la comunità del design nel momento più importante, che è ad aprile con il Salone del Mobile. Avremo uno spazio riservato al fuorisalone dove la lampada sarà esposta, e vi anticipo che, siccome è un progetto che sarà un divenire, stiamo già definendo che insieme al progetto Madre Terra, il progetto Madre Terra sarà correlato da una testimonianza fotografica, una vera e propria testimonianza fotografica da un artista, anche questo sardo, che diventerà itinerante in queste tappe. Quindi Parigi, Daniela Sella. Sì, era qui, vero? Sì, era qui poco fa. Perché domani ha un'importante presentazione di una sua mostra fotografica, di un libro molto bello. Sì, ecco, chiedo scusa, ma non è che non sappiamo cosa fare, ma siccome il progetto ha dei forti valori, e quindi in questo divenire ci siamo resi conto che la testimonianza fotografica del territorio potesse veramente dare a chi non ha visto questa realtà o ha vissuto un senso pieno e completo di questo progetto. E quindi porteremo alla comunità del design di Milano, Parigi, New York, Londra e per tornare a Cagliari. A Cagliari quindi confidiamo di tornare dopo aver fatto questo tour consegnando il ricavato di questo progetto. Quindi questi passaggi saranno quindi Cagliari, Milano, Parigi a maggio, New York dovremmo essere a giugno. Confidiamo di battere la lampada farla battere ad una nota casa d'aste londinese per poi tornare a Cagliari. Confidiamo tra fine giugno, primi di luglio, vediamo i tempi se ce lo permetteranno, e chiudere con una cerimonia di consegna. Io credo che lascio a loro la parola di chiusura e grazie per l'attenzione. Non ho altro da aggiungere, se non ringraziarvi per la pazienza, per la presenza, per la partecipazione. Io solo due parole, grazie Flavio. No, spero che un modo anche per stimolare un circolo virtuoso. Spero che tanti altri facciano altrettanto, so che molti si stanno muovendo. I contributi che arrivano alla Sardegna da tutte le parti sono tanti, per fortuna, e ce ne sarà veramente bisogno. Aggiungo solo che mi auguro che questa iniziativa, così carica di significato e anche di tanto pathos, possa costituire di buon esempio per tutti, anche per il governo, perché ancora stiamo aspettando risposte concrete sulla dotazione finanziaria per le opere di ricostruzione. E il tempo passa e noi non ci possiamo permettere di far passare questo tempo senza risposte. Una stretta di mano ci chiede. Mi piace. Grazie.